differenza degli scorsi inverni, in cui il picco massimo dell'influenza è stato registrato all'inizio del mese di gennaio, quest'anno l'impatto del virus si farà sentire soprattutto tra la fine del mese e l'inizio di febbraio. Si stima che al termine della stagione saranno oltre 5 milioni gli italiani costretti a letto dalla sindrome da raffreddamento. Secondo i dati contenuti nel bollettino InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, solo nella prima settimana dell'anno l'influenza avrebbe colpito già circa 323.000 persone. Le regioni più colpite finora sono state il Piemonte, il Lazio, l'Abruzzo, la Campania e la Sicilia, dove l'incidenza ha superato i 6 casi per 1.000 assistiti. Ad oggi le categorie più colpite sono stati i bambini e i giovani e il consiglio degli esperti è sempre lo stesso, il vaccino. Fra i virus influenzali che stanno circolando maggiormente troviamo infatti il famigerato AH1N1, responsabile della pandemia influenzale del 2009. Tuttavia, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il livello di incidenza è inferiore a quello della scorsa stagione. Occhio però a non confondere il raffreddore con il virus. I sintomi di quest'ultimo sono febbre alta, dolori muscolari e articolari, spossatezza, rimorrea, cioè naso che cola, mal di gola e vari sintomi respiratori. Solitamente si guarisce nel giro di una settimana, qualche giorno in più per i bambini piccoli e gli anziani.